Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a For Honor, il nostro primo vero video dedicato a multiplayer, perché finita la storia, appunto, proprio ieri è il momento di dedicarsi ad altro. E quell'altro si chiama ovviamente multiplayer, visto che è il fulcro dell'esperienza, è proprio quello. Per cui adesso sarà interessante, prima di tutto, spacchettare un po' di roba tra i vari forzieri ottenuti nella modalità principale e modalità principale nel single, e poi dedicarci un po' a qualche mischia, che è la modalità che preferisco per il momento. Vorrei concentrarmi su quella, per cui intanto io aprirei un paio di forzieri per quanto riguarda l'Orochi. Ottiene equipaggiamento, così vediamo. Pacchetto premium. Sarà che a me serve solamente per una questione puramente estetica la roba che stiamo sbloccando, perché non gioco praticamente quasi mai ai 4 contro 4. Hai trovato equipaggiamento di alta qualità. Bene, apriamo ancora. Tanto per... Io uso prevalentemente l'Orochi e il Berserker. In questo video userò l'Orochi, poi eventualmente, se vorrete, ci faremo video differenti per i vari personaggi. Insomma, poi sarà un po' a voi dirmi ciò che preferite vedere, ciò che preferite fare. Allora, hai trovato l'equipaggio di tutta quella? Ancora, bracciali Agane, impugnatura Kikuchi. Allora, io adesso direi che ci personalizziamo un minimo il nostro Orochi. E devo dire che i cappelli, cioè, non è che mi... i cappelli poi, questi elmi non è che mi facciano impazzire. Qui lo trovo veramente... oh, questo mi piace, questa è tanta roba. Poi la corazza, che sembra fatta... no, questa è tutta uguale. Vabbè, ci mettiamo questa tanto per la gloria. E l'arma, allora modifichiamo la lama. Questa incisa mi piace tanto, quanto anche questa. Ma ah, questa è incitante per me. Ripeto, sono cose puramente estetiche, perché non... belle, mamma mia. Io direi questa qua. E per finire, facciamo questo, va. Ok, allora, pronti a seminare il panico online. Speriamo, quantomeno giocatore contro giocatore. Speriamo che il matchmaking non ci metta chissà quanto, perché solitamente purtroppo è un pochino lento. Oh, ci abbiamo messo anche abbastanza... è stato abbastanza rapido. Allora, andiamo di Orochi e vediamo se si riesce ad accoppiarsi con qualcuno di bravo, o se becchiamo lo scarzone che andrà sostenuto. Oh, allora, io ho un Kensei di livello 3 come compagno, e ci troviamo di fronte un razziatore di quelli tosti e un guardiano di quelli altrettanto tosti. Non sarà proprio una passeggiata, ma premetto che odio a morte questa mappa. Ma comunque, vieni di qua. Non c'è spera che io mi faccia buttare giù. Vieni, avvicinati. Mamma mia, si inizia bene. Calma. Esci da quell'angolo per fa la cosa da cretino, giusto per buttarmi giù. Aia. Vabbè, tocca giocarla lì dove vuole lui, sennò questo non esce. Aia. Bene, non sono particolarmente corretti. Non sono affatto corretti, direi. Ma perché non è... niente, sta accadendo qualcosa di... sha miseria. Niente, non... 2 contro 1 faccio una fatica pazzesca.
veramente pazzesca. Abbiamo beccato una coppia di ragazzi un pochino con evidenti problemi, ecco, diciamo così. Perché non paro mai? Perché non paro mai? Ok, e uno è andato. Ma siccome a loro piace giocare da cretini, io non voglio prestarmi alla cosa. Noi vinciamo onestamente. Cioè, se prova quantomeno. Dai, 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 che credo in te, grandissimo. Ale. Oh, è mica sempre domenica. Dai, dai, che la riprendiamo. Dai, dai. Allora. Dai, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. No! Aia, aia, aia. Bello. Aia, 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 aia. Arriva con il pista. No! Arriva con il pista. No, 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 no. Calma, calma, calma. Ce la posso fa. È ancora in mano. No! 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 Ho la stamina che si sta consumando. Perché? Ma fammi finire. No! No! Ho rosicato tantissimo. Tantissimo. Penso sia stata una questione di millesimi di secondo su quell'attacco. Ma io il tizio me lo riesco a lavorare abbastanza bene di solito. Calma. Oh, addio. No! Ma che infame! Comunque la gente. Ma c'hai il tuo duello? Ma fatti il tuo! Ma perché ti devi accollare nel mio? Durante poi, tra l'altro, una mia esecuzione, vabbè. Questo è proprio l'antigioco per quanto mi riguarda, ma. Quinto round. Ce la giochiamo tutta qui. Gente scorretta la reggo poco in questi giochi. Ah, per me possiamo. Tanto io confido nel Kensei che farà a pezzi il suo amico. Per cui io se tengo. Calma, calma. Arriva il colpetta. Aia, aia. Arriva con i peta. Carissimo. Niente, non riesco mai a chiuderla. Vabbè, abbiamo vinto noi per forza di cose. No, non puoi perdermi adesso, Mi sentirò in colpa per l'eternità se la perdiamo ora. L'abbiamo persa, non ce voglio credere.
Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Ma che amarezza così! Ma che amarezza! Vabbè. E deduco che questi da buoni vigliacchi non ci daranno mai la rivincita. Ma mai nella vita. Sarebbe bello però se ce la dessero sta rivincita. Vabbè, visto che la mischia non è andata come sarebbe dovuta andare, ci facciamo un bel duello per chiudere la figura dell'Orochi. E poi eventualmente domani daremo un'occhiata al Berserker, come vi anticipavo. Se vi piace l'idea di provare i vari personaggi, se poi avete altre idee, appunto come vi dicevo ieri, con la conclusione della campagna, fatemelo sapere nei commenti e ci organizziamo per fare magari un qualche tipo di copertura di video diverso, ecco. Allora, ci abbiamo il nostro bel duello uno contro uno che non sarà affatto facile, sebbene il livello del mio avversario mi pare fosse 9, mi fa ben sperare. Dai, no, era 14 il livello, non 9, 9 era la data di nascita purtroppo, 91. Altro razziatore e non sarà facile, come abbiamo visto prima. È un personaggio razziatore che, per carità, può anche subire un botto di danni, ma se poi gli piglia il giro giusto con tre colpi ti sbraga, per cui è abbastanza problematico da questo punto di vista. Però cercheremo di compensare. Primo round. Cercheremo di compensare. L'ambientazione si presta bene a tattiche del mio genere. Che non te conosco, ormai ne ho visti troppi razziatori. No. No, liscio. Vabbè, se vuol dire che l'ho persa. No. Forse no. Adesso sì. No. Paratone. Niente, oh, ma quando ti sbattono all'angolo c'è veramente poco da fare. C'è veramente poco da fare. Avevo fatto la parata della vita, ma non è bastata. Poi c'è questo razziatore. Quando ti prende a ginocchiate in fronte, diventa un pochino problematico capire come ti chiami. Secondo round. Aia. Il fiume di lava non mi piace col razziatore di mezzo, per niente. Tant'è che io mi metto da questa parte del carretto. Dai, non far cretino, mamma mia. Che bello fai duelli con i bimbi minchia. Sta sperando disperatamente di sbattermi giù nel fiume, ma... Ma basta, ma gioca come si deve, su! Le strategie tanto per farla finire rapidamente. Che fastidio. Bene, 1-1. Direi che me lo sono abbastanza meritato, sto 1-1. Che poi questo è veramente il gioco per eccellenza che ti fa smadonnare. Io ho sclerato veramente con pochi giochi, tanto quanto mi capita con Forerunner, e mi sto tenendo con voi, eh. Appunto per il bene del canale. Fai poco il fenomeno. Vieni, vieni. Ma io, ma... No! Bella! Niente, non... Bene! Ok! 2-1, forza! Dai che l'ho ripresa!
Dai che l'ho ripresa. Facciamo sto miracolo. Una vittoria insperata potrebbe essere. Credo in me. Credo in me. Quarto round. Quarto round. Si può fare. Con un po' di fortuna si può fare. Il tizio non è imbattibile. Anzi, è ampiamente alla mia portata. Tizio sta in piena fase Ben Hill. Ah, santo cielo. Certo che se vuole. Ma io quello che mi chiedo è, se uno vuole giocare a prese e proiezioni, ci sta il gioco del wrestling che è molto meglio e più divertente se giocato in quel modo. Niente, è tutto così. Che cosa fa? Così molto, sei stancato. Te posso. Ah, oh, santo cielo. Ti tengo, ti tengo. Ti tengo. Oh, e finiamola qui. Forza, 3-1. Ale. È tosta, è tosta. Comunque ogni sfida, anche se ti trovi contro qualcuno che non è particolarmente abile, tipo questo, è abbastanza complicata. Non è proprio una passeggiatina di salute. Però devo dire che sono molto contento di come è andata, per quanto appunto il tizio fosse abbastanza impresentabile sia nello stile di combattimento sia nei modi, che insomma fa quelle scene tipo Ben Hill, colui che corre per la mappa non è veramente guardabile. Detto questo, ragazzi, niente, io vi saluterei a questo punto, visto che ci siamo fatti una mischia e un duello con l'Orochi. Spero che vi siate divertiti, fatemi sapere che ne pensate dell'idea di fare qualche video su ogni classe gradualmente, nel senso io comincerò con quelle che mi piacciono di più nel caso, e poi andrò a scalare su quelle con cui sono sinceramente impresentabile. Per cui fatemi sapere che ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.